La cosa importante che vi dovete ricordare è che non è un blocco, quindi non farò un blocco di questo tipo perché se no me ne vado dietro, ma nel momento stesso del contatto me ne andrò io con il gioco di gambe Yangshan per avere la potenza per poterlo colpire o comunque sia per poterlo contrastare. Il tipo di allenamento non ve lo facciamo rivedere perché è esattamente come il Kim che abbiamo già visto con lo Yangshan Po, l'unica differenza è imparare ad allenare la tecnica del Kim in maniera offensiva, quindi che vada sempre in avanti, ancora più che nella volta precedente. Quindi potete incominciare a mettere la focalizzazione sulle dita della mano in maniera tale che vi venga spontaneo fare questo tipo di movimento offensivo. Direi che anche a parte degli errori è inutile che la facciamo vedere perché gli errori sono bene o male gli stessi. Attenzione all'unica cosa che in questa applicazione viene ancora più semi-automatico, soprattutto all'inizio, il fatto che nel momento in cui ho preso il contatto di andare a spingere via il mio avversario. Questa è l'unica accortezza, poi gli errori sono gli stessi Sì, che abbiamo. l'attenzione principale, sempre ovviamente ai gomiti, questo l'avete già visto nella parte di teoria, abbiamo cercato di ripetere un po' in tutti quanti gli esercizi tecnici, l'errore più grande è disallineare il gomito rispetto alla linea dei capezzoli, quindi nel momento del contatto fate sempre parecchia attenzione che i vostri gomiti non facciano questo lavoro qua, perché ogni volta che il gomito apre, in qualsiasi tecnica abbiamo visto, Yin, Yang, Tun, quello che abbiamo visto, in ogni caso l'avversario entra e può causare un danno. Sì, ribadiamo il concetto che abbiamo già detto alla nausea, qualcuno dirà che palle, continuare a ripetere la stessa cosa, ma è così, andate lenti all'inizio, cioè studiate per un movimento, perché nel momento in cui ho un movimento fatto lento, sia a vuoto che in coppia soprattutto, fatto lento e corretto, a quel punto lì potrò andare ad aggiungere la velocità, perché come diceva qualcuno, ricordatevi che la velocità tende molte volte a coprire gli errori. Il problema è che quando poi ci troviamo in una situazione reale o comunque non collaborativa, con la velocità, se il movimento è sbagliato, non ci facciamo niente, anzi, rischiamo di farci male. E